Lunedì 21 dicembre, Luca 1, 57-66. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo, per Elisabetta intanto, si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande misericordia e si rallegravano con lei. 8 giorni dopo, vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: «Non c'è nessuno della tua parentela che si chiami con questo nome». Allora domandavano con cenni a suo padre come voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta. Giovanni è il suo nome. Tutti furono meravigliati. All'istante gli si aprì la bocca e gli si sciolse la lingua e parlava benedicendo Dio. Tutti i loro vicini furono presi da timore e per tutta la regione montuosa della Giudea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano le custodivano in cuor loro dicendo: «Che sarà mai questo bambino?» E davvero la mano del Signore era con lui. Nel Vangelo di oggi vediamo il termine di quell'arco narrativo che in questi giorni, tranne il weekend, ci ha accompagnato, in cui la nascita, l'annuncio dell'angelo a Zaccaria nel Tempio, della nascita di Giovanni Battista, periodo di attesa con l'incontro tra Maria e Elisabetta e adesso finalmente la nascita di Giovanni Battista, che è un fatto di grazia talmente forte, un po' come ogni tanto i miracoli che si sentono ancora raccontare di guarigione che il Signore ancora oggi fa in tutto il mondo, è un fatto talmente forte che chi è coinvolto non può che confessare le lodi di Dio. Infatti finalmente a Zaccaria, il sacerdote incredulo che non si era mai lasciato andare a questa gioia di Giovanni, non voleva crederci fino all'ultimo che il Signore davvero si fosse ricordato e avesse esaudito le sue preghiere, ecco, Zaccaria si lascia andare e si scioglie nelle lodi. Ma qual è il passaggio forte? È solo la nascita di Giovanni? Il dire Dio c'è perché mi ha dato un figlio e tutti pensavano che fossi sterile? Forse c'è qualcos'altro. Il Signore aveva chiesto a Zaccaria non solo di accudire, custodire, accogliere questo bambino, ma che questo bambino non sarebbe stato un figlio come gli altri, non avrebbe fatto il sacerdote come Zaccaria, non sarebbe stato tanto a casa, avrebbe intrapreso una missione profetica fondamentale per la missione del Vangelo, per i disegni di Dio, per la salvezza del mondo. Ecco, e quindi Zaccaria, dicendo Giovanni è il suo nome, si arrende che questo figlio che gli è donato non sarà suo, ma sarà tutto del Vangelo. Quindi in qualche modo c'è questo essere riempito di grazie e anche questo restituire al mondo la grazia che Dio ci ha dato, che è un movimento spirituale molto importante, che è il segreto un po' della gioia, dice il Vangelo. Quello che Dio ti ha donato non è per te, ma attraverso di te deve essere un bene per il mondo. La vera gioia non è nemmeno solo il rapporto con Dio, è il rapporto con Dio che ti rende fecondo nell'amore, che fa frutti nello spirito per il prossimo. Questa circolarità di amore di Dio che ricevi, amore di Dio che attraverso di te passa agli altri, è ciò che davvero rende una vita gioiosa, felice, scioglie ogni mutismo, ogni malattia e ogni durezza di cuore.